Bella raga e benvenuti in questo nuovissimo video e oggi continuerò un po' la serie delle nostre mod. Però prima di iniziare voglio dirvi una cosa. È uscita la versione preview della 1.2. Cosa significa? Che in pratica è la versione 1.2, però è una pre-release, non è una snapshot. Troverete il link in descrizione di questa snapshot. Che cazzo dico? Trovate il link in descrizione di questa pre-release, però già ve lo dico, non c'è niente di nuovo, sono soltanto tutte le novità delle snapshot precedenti, tutte in un pacchetto. Al quanto so c'è soltanto un blocco nuovo, però ancora non è stato stabilito l'utilizzo. Bene, quindi ora passiamo alla mod. Allora, questa mod si chiama Power Tool Mod. Ovviamente per 1.1 aggiunge tutte queste cose qui. Sono 4. Sono delle specie di pistole che si creano in quel modo, in questo modo. Così. E niente, ora le prendiamo tutte. Sono in ordine dalla più scarsa alla più forte. A cosa servono queste pistolette? Chiamiamole così. Queste pistolette servono per in pratica scavare più velocemente. Scusate il lag. Dicevo, servono per scavare più velocemente. Allora, qui c'è la neve. Che cazzo. Sta questo qui, che è il più scarso. In pratica scava tutti i blocchi tipo il terreno, sabbia e pietra. La Sandstone mi pare che non la scava. Vediamo qua. Ecco. Scava così, in questo modo. Però, come vedete, scava soltanto 9 blocchi, tutti in un livello. Bene. Quindi rompiamo un po' tutto il terreno. Questo qui invece è oro. Questo qui serve soltanto per rompere i minerali. Questo qui invece, guardate come scava veloce. Vabbè, comunque, su qui è il mio preferito, anche se ci sta ancora uno più forte. Su qui scava tutti i blocchi tranne i minerali, mentre quello di oro scava i minerali, soltanto i minerali. Anche il primo, cioè quello di ferro, non scava i minerali, ovviamente. Ok, ora vediamo l'ultimo, che l'ultimo è il più, che scava tutto in pratica, anche i minerali. Come vedete, guardate un po' questo effetto così. Rompe tutti i minerali. Ha lo stesso effetto anche quello d'oro, rompendo i minerali. Forse sto dicendo troppe volte i minerali. 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 Questo è un carbone, quindi sono minerali. Vabbè, raga, questa è la mod. È davvero molto utile e carina. Quindi andiamo a vedere come si installa. Per scaricare questa mod, anzi, dovete vedere nella descrizione tutti i link per i pacchetti. Per prima cosa dobbiamo andare su %up data %, come già sapete. Poi andiamo su .minecraft, bin, apriamo Minecraft con WinRAR, lo sappiamo a memoria. Questa mod è davvero molto facile da installare. Bene, bene. La prima cosa che dobbiamo fare è cancellare la cartella meta.inf, perché se non cancelliamo questa cartella, non vi partirà mai il gioco. Poi andiamo sul mod loader. Cazzo, apriti. Poi trasciniamo tutti i file, tutti dentro minecraft.jar. E facciamo ok. Dobbiamo aspettare che estrae. E abbiamo fatto. Poi dobbiamo aprire il pacchetto tool mod. C'è questa mod vera e propria. Apriamolo quindi. E dobbiamo fare la stessa cosa. Però ora dobbiamo andare in questa cartella. Apriamo la cartella e trasciniamo tutti i file che si trovano dentro questa cartella, dentro minecraft.jar. Dopo aver fatto tutto ciò, la mod è pronta e potete divertirvi. Questa mod, come ho già detto, è molto bella e
È molto utile per chi vuole fare una serie con tante mod, è molto utile, è anche facile da creare con strumenti di crafting. Quindi, raga, ci vediamo nei prossimi video. Bella!